stadio Romeo Menti di Castellammare. È un buon pomeriggio, un ben ritrovati ovviamente a voi da casa, è un ben ritrovato anche allo stadio Menti per i tifosi della Juve Stabia che oggi ritornano nel loro stadio dopo un pellegrinaggio di qualche mese. Cavese in completa tenuta bianca, mentre la Juve Stabia tenuta giallo-blu con strisce verticali, pantaloncini blu. Cappellella sradica il pallone dai piedi di Favasulli in posizione centrale. Amore, il tiro dai 35 metri, è comoda la parata, la presa a terra di Marrocco. Favasulli ai 30 metri, palla sul sinistro, il tiro di Favasulli ha ritardato troppo, c'è Vice Domini che ha ribattuto, poi Anacleri non ha potuto tenere palla e può ripartire Rastelli, 3 contro 2, Rastelli per Biancolino che è in area di rigore davanti a Marrocco, il tiro deviato dal portiere Aquilotto in calcio d'angolo. E proprio la Cavese viene in avanti con Schetter, ai 30 metri il tiro di Schetter para Soviero, è la prima conclusione della Cavese dopo 25 minuti. Il servizio a ritroso ancora per Nocerino, lancio in avanti e preda di Alfano, poi Anaclerio che va a commettere fallo e c'è l'ammonizione per Beppe Anaclerio che è arrivato in tackle con gamba un po' troppo alta, però è arrivata all'altezza della tibia su un giocatore avversario, si tratta di Cappellella e dunque ammonito Anaclerio, ammonizione numero 5 per lui, di rilancio dalle retrovie di Ischia. Ora Farina di testa per Biancolino, deve uscire Marrocco, poi la conclusione sul palo addirittura, mentre è rimasto a terra il giocatore della Juve Stabia Biancolino. Vice Domini che dal limite ha calciato, palla che ha preso in pieno il palo alla sinistra di Marrocco che oramai era fuori dai pali. Lato corto dell'area di rigore, batte Nocerino per Schetter, il cross al centro, Bernardo interviene sotto misura, c'è l'intervento di Soviero che blocca fermando anche Alfano ed è la prima vera occasione per la Cavese. Mentre parte ancora la Cavese in avanti in questo secondo tempo, forse un po' più convinta, ma il traversone cercato da Favasulli e termina direttamente in gol, il gol di Favasulli, un pallone dalla tre quarti che ha scavalcato Soviero ed è terminato direttamente in porta, praticamente sotto la traversa, ed è terminato in rete. Ricordate il gol di Schetter a Marcianise? Questo è ancora più clamoroso. Allarga il gioco sulla sinistra per Rastelli, pallone sul destro di Rastelli in aria, Biancolino anticipa di testa un avversario e poi la grande parata di Marrocco sulla conclusione volante, è stato stentardo il numero 4 a calciare a rete. Calcio di punizione lungo, Anaclerio di testa, Giraldi anticipa Schetter, poi Rinaldi in seconda battuta nella zona però di Alfano, Bernardo il suo tentativo di tiro con la parata nell'area piccola di Soviero che blocca il pallone. Radi viene servito sulla tre quarti, limite dell'area, il suo cross sul secondo palo dove Biancolino può soltanto cercare la sponda per un compagno, la trova per Vicedomini, intelligente dalla destra il tiro di Vicedomini, la parata di Marrocco e poi il fuorigioco di Biancolino. Quel pallone così dai 35 metri dalla linea del fallo laterale, sicuramente il portiere qualche cosa ha da fare, mentre intanto c'è Marrocco che deve bloccare un colpo di testa di Biancolino. C'è questo calcio di punizione in favore della Cavese che verrà battuto da Beppe Anaclerio, ci sono due uomini in barriera, entra in aria Schetter, ci sono già Ischia, c'è anche Bernardo, ci sono i saltatori Aquilotti in piena area di rigore che cercheranno di raccogliere questo cross di Anaclerio, palla con il destro, viene messo in corner da Soviero, ha cercato il tiro diretto a rete Anaclerio, bravo stavolta Soviero a mettere in calcio d'angolo Cappellella, Cappellella e Nocerino uno contro uno, Cappellella lo supera, entra in area dalla destra all'indietro per stentardo, fortunatamente ha sbagliato l'appoggio Cappellella e poi il tiro che termina sul fondo di Vice Domini alla sinistra di Marrocco. Nocerino viene fermato da Cappellella sulla sinistra pericolosamente, sta per entrare in area, Anaclerio l'affonda, il calcio di punizione proprio all'altezza del lato corto di destra dell'area di rigore e c'è l'ammonizione per Anaclerio che già ammonito va negli spogliatoi, espulso Anaclerio per doppia ammonizione. Batte Cappellella con l'interno del piede destro, lo schema all'indietro per Vice Domini, il tiro e la palla che termina sul fondo di un metro alla destra di Marrocco, tutta la Juve Stabia in aria, il cross di Radi sul secondo palo al centro, non ci arriva nessuno, poi Biancolino, limite dell'aria, il tiro sul fondo di Cappellella e l'arbitro dice che è finita qui al Romeo Menti di Castellammare, Cavese 1, Juve Stabia 0, il gol di Favasulli al primo della ripresa.